La Ducati ha certamente una grande tradizione motoristica. Ha realizzato dei motori bicilindrici straordinari, motori che hanno permesso a questa azienda di vincere una quantità straordinaria di gare nei campionati mondiali Superbike. Un'azienda che ha saputo evolvere questa sua competenza verso la realizzazione di motori V4 da utilizzare nel campionato mondiale MotoGP e che ci ha permesso di vincere tante gare, di vincere un campionato MotoGP nel 2007. Abbiamo utilizzato questa competenza per portarla nella produzione di serie, realizzando il motore Desmo 16 stradale che equipaggia la Panigale e che è utilizzato adesso anche sulla Street Fighter. Il motore è il cuore della moto. Siamo in questo momento, con tutta l'esperienza realizzata e con tutta la conoscenza accumulata dalle competizioni al Desmo 16 stradale, pronti per un cambio di paradigma. Siamo pronti per spiegarvi e per introdurvi il motore V4 Gran Turismo. Il motore V4 Gran Turismo è certamente ispirato come layout generale al motore della Panigale e dello Street Fighter, ma è un motore di cilindrata superiore, quasi 1200 cc di cilindrata, 1158 per la precisione, ma rimane un motore molto leggero, solo 66,7 kg di peso di questa unità motrice, che significano 1,2 kg in meno rispetto al motore bicilindrico 1260 che equipaggia l'attuale multistrada 1260. Uno dei vantaggi del layout V4 del motore è certamente la compattezza. Pensate che il motore è 95 mm più basso rispetto al motore della multistrada 1260 bicilindrico ed è 85 mm più corto ed è solo 20 mm più largo, quindi il posizionamento del motore all'interno del telaio è particolarmente più agevole. Ovviamente un altro vantaggio molto importante del layout V4 è la fluidità di funzionamento. È proprio quello che cercavamo per la nostra multistrada quarta generazione, quello di ottenere un motore che si potesse posizionare nel modo migliore all'interno del telaio e che desse quella morbidezza di funzionamento che i nostri clienti più appassionati stanno assolutamente ricercando. Grazie ai 1200 centimetri cubici, questo motore è in grado di erogare quasi 13 kg di coppia, 12,7 per la precisione, e ben 170 cavalli, una potenza che abbiamo scelto come equilibrio ottimale fra prestazioni decisamente entusiasmanti ma una morbidezza di funzionamento veramente da riferimento. Il motore V4 Gran Turismo è stato pensato per lunghe percorrenze. È molto importante per questo il lunghissimo intervallo fra la registrazione delle valvole, ben 60.000 km, che lo posiziona in un riferimento assoluto nel mondo delle due ruote. Tutte le caratteristiche che abbiamo sviluppato specifiche per il motore V4 di casa Ducati, come ad esempio l'albero motore controrotante che dà una maneggevolezza particolare alla moto, sono ovviamente presenti all'interno del V4 Gran Turismo e certamente una caratteristica tipica di Ducati si trova anche in questo motore, che certamente è la grinta e l'emozione ogni qualvolta si voglia provare l'ebbrezza di salire di giri. Penso che sarà molto interessante adesso scoprire molti dettagli di questo nuovo motore spiegati esattamente dalle persone che hanno realizzato fisicamente la progettazione e lo sviluppo del V4 Gran Turismo. Quando abbiamo iniziato a disegnare la nuova multistrada si è posto il tema di decidere che tipo di motorizzazione utilizzare. In particolare la richiesta che ci veniva fatta era di migliorare ulteriormente la fluidità del motore, la regolarità di funzionamento ai bassi e medi regimi e al contempo di incrementare comunque ulteriormente la prestazione. Questo ci ha portato a valutare una serie di alternative rispetto al bicilindrico a cui eravamo abituati. Siamo partiti ipotizzando una misura di alesaggio che ci consentisse di avere la cilindrata necessaria,
per ottenere le prestazioni di questa unità, al tempo stesso mantenendo le dimensioni più compatte possibile. Lo scopo era quello di avere la possibilità di alloggiare il motore nella posizione ottimale per la definizione del baricentro del veicolo, lasciando anche la disponibilità per la generazione della ciclistica ottimale. L'obiettivo era anche quello di avere un'unità molto bassa che consentisse la possibilità di essere utilizzato anche in veicoli con potenzialità di utilizzo off-road. Abbiamo guadagnato 85 mm in lunghezza, 95 mm in altezza, a prezzo di solo 20 mm in larghezza. E anche il peso bicilindrico di oltre un chilo. Abbiamo quindi effettivamente raggiunto l'obiettivo di realizzare un'unità estremamente compatta, estremamente facile da posizionare all'interno del layout della motocicletta. Questo ci ha portato alla fine a ottenere un motore profondamente diverso, con una cilindrata leggermente superiore, con una potenza di 170 cavalli, e il risultato effettivamente è stato un motore molto godibile. Un altro dei target del progetto era di incrementare il più possibile l'intervallo di manutenzione. Per questo motivo, dopo una serie di valutazioni, abbiamo deciso di passare a un diverso sistema di distribuzione. Quando abbiamo iniziato a sviluppare la distribuzione a molle, abbiamo applicato tutti i materiali, le soluzioni costruttive che avevamo sviluppato in anni col Desmo, e ci siamo resi conto che funzionavano alla perfezione su questo tipo di distribuzione, al punto da permetterci di raggiungere un intervallo di manutenzione di 60.000 km che non è uguale attualmente nel mercato. Per la distribuzione sono stati fatti innumerevoli test che passano da misurazioni preliminari con strumentazioni laser, estensimetri, celle di carico, per poi andare su test motoring da oltre 100 milioni di cicli, che significa più di 20 giorni ininterrotti. Sia le valvole che i bilancieri che le molle hanno accumulato centinaia e centinaia di ore e milioni di cicli. Questo per essere sicuri che fossero estremamente affidabili. Contemporaneamente abbiamo portato avanti i test del motore nei banchi prova in firing, dove per questo specifico progetto abbiamo raddoppiato il tempo delle normali durate. Successivamente, quando il motore era sufficientemente affidabile, abbiamo iniziato a mandare i nostri collaudatori in giro per le strade d'Italia per accumulare fino a 120.000 km su ogni singolo veicolo. Abbiamo confermato l'ordine di accensione già utilizzato sul Desmo 16 stradale. È un ordine di accensione che regala una timbrica che ricorda un bicilindrico, ma è anche molto sportivo e è diventato molto distintivo. Parte di fine tuning del nostro progetto è consistita fondamentalmente nell'avere accesso a tutte le conoscenze maturate nel frattempo anche in altri motori della nostra gamma. Quindi abbiamo mutuato l'albero controrotante, che effettivamente garantisce una grande maneggevolezza e manovrabilità in curva e anche un assetto preferibile durante la traiettoria rettilinea, perché si contrasta l'impennamento e quindi consente una guida decisamente più fluida. Infatti il comfort del pilota e del passeggero sono stati uno dei nostri principali obiettivi di progetto. Volevamo assicurare un motore che consentisse una facilità di guida e un utilizzo il più possibile confortevole per il pilota e passeggero. Ci siamo quindi preoccupati anche di limitare al massimo le vibrazioni e di anche curare l'aspetto relativo al comfort termico, per esempio utilizzando una deattivazione dei cilindri al minimo, in modo tale da diminuire il calore percepito durante le fasi statiche dell'uso della moto. I nostri tester hanno provato il motore in tutti i contesti di utilizzo, da quello sportivo a quello autostradale all'off-road, riportandoci un'estrema facilità d'uso, versatilità e adattabilità a tutti i contesti.
sin dalla prima volta che ho provato il V4 Gran Turismo ho avuto subito una sensazione di fluidità, di progressività del motore, quindi una spinta che però è sempre molto regolare e aiuta il pilota a gestire ogni situazione di guida. Quello che mi ha colpito di più è l'elasticità del motore in funzione delle girature. A bassissimi giri è molto fluido e regolare, ai medi alla coppia del bicilindrico, ma sempre senza scalciare, e agli alti poi si distende verso dei regimi tipici delle sorelle supersportive. La versatilità è stato uno degli obiettivi di questo motore e l'implementazione di un elemento fortemente tecnologico come l'albero controrotante ci ha permesso di andare in questa direzione, rendendo la guida molto più fluida e intuitiva, soprattutto migliorando l'agilità del veicolo, che in utilizzo touring ci aiuta per guidare molto rilassati, e invece quando si spinge in utilizzo sportivo chiude le linee a velocità molto più alte. Anche il lavoro fatto sul cambio e sulla rapportatura finale sposa la stessa filosofia. Ci siamo concentrati tantissimo sulle andature a bassa velocità per rendere più facile e intuitiva la guida per il pilota sia nell'utilizzo urbano che ad esempio in off-road, dove con un colpetto di gas vogliamo superare le asperità e dove ovviamente manteniamo, soprattutto per i neofiti, velocità piuttosto basse. Questa è la prima tappa di un lungo viaggio che faremo insieme alla scoperta della nuova multistrada V4.